nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore. Con noi che abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada. Vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta, la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Verbum Domini. Per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa,
sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio calice trabocca. E fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Quando todas as coisas lhe forem submetidas, então também o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Verbum Domini. Deo gratias. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere. Ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto ad uno solo di questi più piccoli, non lo avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, e i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Quella che abbiamo appena ascoltato è l'ultima pagina del Vangelo di Matteo prima della Passione. Prima di donarci il suo amore sulla croce, Gesù ci dà le sue ultime volontà. Ci dice che il bene che faremo a uno dei suoi fratelli più piccoli, affamati, assetati, stranieri, bisognosi, malati, carcerati, sarà fatto a lui. Il Signore ci consegna così la lista dei doni che desidera per le nostre nozze eterne con noi in cielo. Sono le opere di misericordia che rendono eterna la nostra vita.
Ciascuno di noi può chiedersi: le metto in pratica? Faccio qualcosa per chi ha bisogno? O compio del bene solo per le persone care e per gli amici? Aiuto qualcuno che non può restituirmi? Sono amico di una persona povera? E così via, tante domande che possiamo farci. Io sono lì, ti dice Gesù. Ti aspetto lì, dove non immagini e dove magari non vorresti nemmeno guardare, lì, nei poveri. Io sono lì, dove il pensiero dominante, secondo cui la vita va bene se va bene a me, non è interessato. Io sono lì, dice Gesù, anche a te, giovane, che cerchi di realizzare i sogni della vita. Io sono lì, disse Gesù, secoli fa, a un giovane soldato. Era un 18enne, non ancora battezzato. Un giorno vide un povero che chiedeva aiuto alla gente, ma non riceveva, perché tutti passavano oltre. E quel giovane, vedendo che gli altri non erano mossi a compassione, comprese che quel povero gli era stato riservato a lui. Però non aveva niente con sé, solo la sua divisa di lavoro. Allora tagliò il suo mantello e ne diede metà al povero, subendo le risa di schermo di alcuni di intorno. La notte seguente fece un sogno e vide Gesù, rivestito della parte del mantello con cui aveva avvolto il povero. E lo sentì dire: Martino, mi hai coperto con questa veste. San Martino era un giovane che fece quel sogno perché lo aveva vissuto, pur senza saperlo, come i giusti del Vangelo di oggi. Cari giovani, cari fratelli e sorelle, non rinunciamo ai grandi sogni, non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia. Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli ci ha reso capaci di sognare per abbracciare la bellezza della vita. Le opere di misericordia sono le opere più belle della vita. E le opere di misericordia vanno proprio al centro dei nostri sogni grandi, dei nostri grandi sogni. Se hai sogni di vera gloria, non della gloria del mondo che viene e va, ma della gloria di Dio, questa è la strada. Legge il brano del Vangelo di oggi. Riflettiti su, perché le opere di misericordia danno gloria a Dio più di ogni altra cosa. Ascoltate bene questo: le opere di misericordia danno gloria a Dio più di ogni altra cosa. Sulle opere di misericordia, infine, saremo giudicati. Ma da dove si parte per realizzare i grandi sogni? Dalle grandi scelte. Il Vangelo oggi ci parla anche di questo. Infatti, nel momento del giudizio finale, il Signore si basa sulle nostre scelte. Sembra quasi non giudicare, separa le pecore dalle capre. Ma essere buoni o cattive dipende da noi. Egli trae solo le conseguenze delle nostre scelte, le porta alla luce e li rispetta. La vita allora è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita. Noi infatti diventiamo quello che scegliamo, nel bene e nel male.
Se scegliamo di rubare, diventiamo ladri. Se scegliamo di pensare a noi stessi, diventiamo egoisti. Se scegliamo di odiare, diventiamo arrabbiati. Se scegliamo di passare ore davanti al cellulare, diventiamo dipendenti. Ma se scegliamo Dio, diventiamo ogni giorno più amati, e se scegliamo di amare, diventiamo felici. È così, perché la bellezza delle scelte dipende dall'amore. La bellezza delle scelte dipende dall'amore, non dimenticare questo. Gesù sa che se viviamo chiusi e indifferenti, restiamo paralizzati. Ma se ci spendiamo per gli altri, diventiamo liberi. Il Signore della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della vita. La si possiede solo donandola. Questa è una regola di vita. La vita si possiede adesso e eternamente solo donandola. È vero che ci sono degli ostacoli che rendono ardue le scelte. Spesso il timore, l'insicurezza, il perché senza risposta, tanti perché. L'amore però chiede di andare oltre, di non restare appesi ai perché della vita, aspettando che dal cielo arrivi una risposta. La risposta è arrivata nello sguardo del Padre che ci ama e ci ha inviato il Figlio. No, l'amore spinge a passare dai perché al per chi, dal perché vivo al per chi vivo, dal perché mi capita questo al perché posso fare del bene, a per chi posso fare del bene, per chi? Non solo per me, la vita è già piena di scelte che facciamo per noi stessi, per avere un titolo di studio, degli amici, una casa per soddisfare i propri interessi, i propri hobby, ma rischiamo di passare anni a pensare a noi stessi senza cominciare ad amare. E Manzoni diede un bel consiglio: si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene, e così finirebbe anche a star meglio. Ma non solo. Non ci sono solo i dubbi e i perché a insidiare le grandi scelte generose. Ci sono tanti altri ostacoli, tutti i giorni. C'è la febbre dei consumi, che narcotizza il cuore di cose superflue. C'è l'ossessione del divertimento, che sembra l'unica via per evadere dai problemi e invece è solo un rimandare il problema. C'è il fissarsi sui propri diritti da reclamare, dimenticato il dovere di aiutare. E poi c'è la grande illusione sull'amore, che sembra qualcosa da vivere a colpi di emozioni, mentre amare è soprattutto dono, scelta e sacrificio. Scegliere, soprattutto oggi, è non farsi addomesticare dall'omologazione, e non lasciarsi anestetizzare dai meccanismi di consumi che disattivano l'originalità, e saper rinunciare alle apparenze e all'apparire. Scegliere la vita è lottare contro la mentalità dell'usa e getta, del tutto e subito, per pilotare l'esistenza verso il traguardo del cielo, verso i sogni di Dio. Scegliere la vita è vivere. E noi siamo stati nati per vivere, non per vivacchiare. Questo lo ha detto un giovane come voi. Io voglio vivere, non vivacchiare. Ogni giorno tante scelte si affacciano sul cuore. Vorrei darvi un ultimo consiglio per allenarsi a scegliere bene. Se ci guardiamo dentro, vediamo che in noi sorgono spesso due domande diverse. Una è: che cosa mi va di fare? È una domanda che spesso inganna,
perché insinua che l'importante è pensare a se stessi, assecondare tutte le voglie e le pulsioni che vengono. Ma la domanda che lo Spirito Santo suggerisce al cuore è un'altra. Non è che cosa ti va, ma che cosa ti fa bene. Qui sta la scelta quotidiana. Che cosa mi fa di fare o che cosa mi fa bene? Da questa ricerca interiore possono nascere scelte banali o scelte di vita. Dipende da noi. Guardiamo a Gesù. Chiediamo il coraggio di scegliere quello che ci fa bene per camminare dietro a Lui nella vita dell'amore e trovare la gioia per vivere e non vivacchiare.
Fratelli e figli carissimi, con lo sguardo fisso su Gesù, nostro unico Re e Salvatore, innalziamo fiduciosi la nostra supplica a Dio Padre buono e provvidente. Kyrie eleison. Concede la unidad a los cristianos. Conserva la salud del Papa Francisco. Haz que el trabajo de los misioneros dé fruto abundante. Derrama tu espíritu sobre los misioneros de la Iglesia. Santifica a los religiosos. Afastai do mundo o ódio e a justiça. Fazei crescer os jovens na sabedoria. Sustentai e confortai os anciãos. Dai prosperidade aos nossos amigos. Admiti os defuntos na companhia dos santos. Ascolta, o Padre, la nostra povera preghiera e riconosci in essa la voce di Gesù che si offre vittima d'amore per la nostra salvezza. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo, tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. Tu, con l'olio di esultanza, hai consacrato sacerdote eterno al Re dell'Universo, il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione, assoggettando al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, amore e di pace. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. E congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Thank you.
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'Universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine di questa celebrazione eucaristica, saluto cordialmente tutti voi qui presenti e quanto ci seguono attraverso i media. Un saluto particolare a voi, giovani panamessi e portoghesi, rappresentati da due delegazioni che tra poco faranno il significativo gesto del passaggio della croce e dell'icona di Maria, Salus Populi Romani, simboli delle giornate mondiali della gioventù. È un passaggio importante nel pellegrinaggio che ci condurrà a Lisbona nel 2023. E mentre ci prepariamo alla prossima edizione intercontinentale della GMG, vorrei rilanciare anche la sua celebrazione nelle chiese locali. Trascorsi 35 anni dall'istituzione della GMG, dopo aver ascoltato diversi pareri, il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, competente sulla pastorale giovanile, ho deciso di trasferire, a partire dal prossimo anno, la celebrazione diocesana della GMG dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re. Al centro rimane il mistero di Gesù Cristo, Redentore dell'uomo, come ha sempre sottolineato San Giovanni Paolo II, iniziatore e patrono della GMG. Cari giovani, gridate con la vostra vita che Cristo vive, che Cristo regna, che Cristo è il Signore. Se voi tacerete, vi assicuro che grideranno le pietre. Thank you.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.